Le origini di Jace. Distrazioni. Vryn. Jace si fermò un attimo ai piedi dell'ultima rampa di scale. La sua famiglia viveva quasi in cima agli anelli magici che gli abitanti del posto chiamavano Passaggio di Silmoth, nella serie di abitazioni che i più poveri minatori di mana dell'anello avevano reso le loro dimore. Lui e la sua famiglia dovevano pagare per utilizzare i pericolanti ascensori, oppure arrancare sulle 23 rampe di scale ogni volta che tornavano a casa. Il denaro scarseggiava, perciò Jace aveva optato per le scale. 22 rampe erano già dietro di lui, ne mancava solo una. Ma ora che era giunto così vicino alla meta, esitò. Si sarebbe trovato nei guai, probabilmente, appena avesse aperto la porta, anche se era convinto di non aver fatto nulla di male. Idiota senza cervello. Un personaggio rozzo e tarchiato lo spinse da dietro e lo superò. Jace non poté fare altro che essere d'accordo con quel pensiero. Giuro che quel ragazzino, Beleren. Raggiunse la fine delle scale, fece un respiro profondo ed entrò nell'abitazione. Casa. Come previsto, suo padre era seduto al tavolo della cucina, accigliato. Gav Beleren, sudicio e stempiato, osservò Jace in un modo che esprimeva più di una semplice stanchezza. Vorrei tanto che fosse normale. I pensieri del padre seguirono un percorso familiare. Ho ricevuto un messaggio dalla scuola. Jace non fu sorpreso dal fatto che le notizie fossero giunte a casa prima di lui. Le illusioni non hanno bisogno di salire le scale e lui non si era sicuramente affrettato. Suo padre gli fece cenno di sedersi. Ti dispiacerebbe dirmi che cosa è successo? Jace si mise a sedere, scosse la testa e fissò il tavolo. Non vuoi essere espulso, vero? L'istruzione è la tua via per andare via da qui e avere una vita migliore. Una vita migliore della mia. Tornava sempre su quel punto. Lo so, rispose Jace. Ti comporti come se non lo sapessi. Ho solo bisogno di sapere se sei stato tu. Voglio sentirtelo dire. Jace continuò a fissare il tavolo. Aveva affrontato un esame sulle dinamiche del mana, pieno di domande di cui non conosceva le risposte. Pensava di aver studiato, di essersi preparato. Ma quando si trovò di fronte all'esame, nella sua mente non c'era più nulla. E le risposte semplicemente gli vennero in mente. Conosceva le formule. Rispose perfettamente e lo sapeva. Il fatto sorprendente era che aveva risposto in maniera corretta. Si era preparato per l'esame, ma erano presenti anche domande trabocchetto. Non poteva conoscere le risposte. Avrebbe dovuto avvicinarsi alle risposte giuste, mostrare la sua conoscenza, ma lui conosceva troppo. Non lo so, disse. Tu non lo sai? Che diavolo significa? Hai copiato oppure no? No, rispose Jace. Io sapevo le risposte. Dicono che tu abbia risolto un'equazione di pressione di mana 6 nodi a mente. Se fosse vero, dovresti dirigere un team di regolazione, non andare a scuola. Jace scosse di nuovo la testa. Sì, forse è così. Aveva esagerato. Il padre colpì il tavolo con un pugno. Vai nella tua stanza. Ne riparleremo quando tornerà tua madre. Jace si alzò e si voltò verso la porta. Dove credi di andare? Perché le cose non sono mai facili con te. Fuori, rispose Jace. Corse via, prima che il padre lo potesse fermare. Questa volta fece le scale di corsa, lungo la curva dell'anello, fino in cima, addirittura sopra la stazione di monitoraggio, facendosi largo attraverso la folla. I pensieri della gente, rumorosi e scontrosi, si mescolarono con i suoi. Salì una scala verso una botola di accesso di cui i civili dell'anello non erano a conoscenza, e si ritrovò sul tetto di quell'enorme struttura che chiamava casa. Si trovò a decine di metri sopra il fondo della valle, sulle angolate e arrugginite piastre che costituivano il guscio esterno dell'anello. Il vento spazzava il suo mantello e lui si mise la sciarpa intorno al capo. Lassù, lontano dalle parti abitate dell'anello, poteva pensare senza distrazioni. I pensieri delle altre persone erano solo echi lontani e lui non poteva udire nulla tranne il fischio del vento. Torreggiante sopra di lui si trovava il cerchio dell'anello guida, di dimensioni superiori a 10 metri, ma minuscolo in confronto all'anello stesso. Scese con attenzione lungo le piastre incurvate e si diresse verso il bordo del lato controvento. Le vertigini lo investirono e lui le assaporò. Almeno quella era una sensazione che era sicuro appartenesse solo a lui.
Il profilo degli anelli magici seguiva una leggera curva. Tre anelli più in basso si univano a un altro per formare un canale, il passaggio di Silmoth. Gli anelli vicini ne avevano assunto il nome. Oltre il passaggio, quella delicata linea curva continuava, attraversando il nastro argenteo del fiume Sparrow, seguendo un diverso insieme di correnti. Dietro di lui, da qualche parte, si trovavano le enormi stazioni di raccolta del mana che incanalavano l'energia nella rete degli anelli. E laggiù, oltre l'orizzonte, si trovavano i nuclei, nel centro della rete degli anelli, che raccoglievano tutta l'energia di un intero continente per trasferirla ai maghi d'élite, a meno che i separatisti non fossero riusciti a deviare di nuovo il flusso. Gli abitanti degli anelli erano in teoria fedeli alla Lega degli Emprain, ma non avevano mai saputo chi fosse al lavoro dietro i ricevitori, fatto non di loro interesse. Fin tanto che il mana continuava a fluire, nessuno avrebbe creato loro problemi. L'anello guida sopra di lui iniziò a crepitare con barlumi di energia, inizialmente intermittenti e poi con maggior vigore. La fortuna era dalla parte di Jace. Sorrise e prese il suo zaino, nel quale aveva impilato alcuni pezzi di polpettone come riserva, nel caso fosse stato mandato a letto senza cena. Cena e spettacolo. Il ruggito del vento venne superato da un impercettibile suono di campane dal basso. Stava per iniziare. Addentò in maniera non entusiasta un pezzo di carne. Non male. Mentre continuava a masticare, l'anello guida, più piccolo e di maggior sensibilità rispetto al primo, reagì ad un impulso di mana. Tutti gli abitanti degli anelli del secondo turno, molto sotto il suo livello, si misero in azione. Nella stazione di monitoraggio, i responsabili misuravano la forza dell'impulso e assegnavano i maghi ai diversi punti intorno all'anello, per stabilizzare il flusso. I responsabili stavano sicuramente eseguendo i loro furiosi calcoli sulle equazioni di pressione. L'anello aveva 12 nodi di controllo, ognuno con mezza dozzina di addetti, e ogni impulso di mana aveva le proprie pressioni, rotazioni e dinamiche interne. Anche con le tabelle guida, i calcoli matematici sarebbero stati esponenzialmente più difficili rispetto a quelli del suo esame, ma i responsabili sapevano come affrontarli. Jace addentò nuovamente il suo pezzo di carne, e se qualcuno avesse chiesto a lui di trovare la soluzione, avrebbe scoperto di esserne in grado in qualche modo. Continuò a masticare e a rifletterci. Forse, probabilmente. In un attimo, l'aria sotto di lui si riempì di scintillante energia bianca e blu. Il flusso di mana si inarcò attraverso il centro dell'anello, oscillando mentre i maghi incanalavano la magia nei nodi per ottenere una pressione costante. Era un'immagine affascinante, un capolavoro. L'anello gemette e stridette mentre il flusso di mana si stabilizzava e il suo potere si andava ad ancorare alla sua struttura fisica. «Ecco lo strambo!» Il pensiero pungente fu l'unico avvertimento per Jace. Balzò in piedi e si girò, ma non abbastanza in fretta. Tre dei suoi compagni di scuola si trovavano tra lui e la botola. «Ehi, Beleren!» disse il più robusto dei tre, con una voce che tuonava più forte del vento. Il suo nome era Took. Aveva 14 anni, uno o più di Jace, ed era una spanna più alto e molto più robusto. Gli altri due erano Caden, un ragazzino dalla faccia butterata che rendeva Took splendido al confronto, e Jill, una ragazza ribelle che aveva su Caden e Took un ascendente più forte di quanto i due immaginassero. Quando erano alle scuole elementari, la ragazza aveva lanciato Jace giù per una rampa di scale. «Stavo per andare via», disse Jace, cercando di passare tra Took e Jill. Jill gli bloccò la via di fuga. «Non essere maleducato», disse Took. «Vogliamo solo goderci la vista insieme a te. Devo tornare a casa», rispose Jace. Cercò di girare intorno al trio, ma Took allargò un braccio corpulento e lo afferrò per una spalla. «Facciamo due chiacchiere. Il maestro pensa che tu abbia copiato, ma tu non l'hai fatto, vero?» Jace cercò di divincolarsi, ma non osò mettere le mani addosso al ragazzo più robusto. «Sei peggio di un copione. Sei uno strambo!» Le ossa nella spalla di Jace stridettero nella presa di Took. «Uno strambo sapientone e pieno di sé!» Took continuò a stringere. Jace era piegato verso il terreno e non riusciva a muoversi. «D'accordo, come volete. Ammettilo», disse Took. Aveva un ghigno stampato sul volto. «Sono uno strambo», sussurrò Jace. Took lo avvicinò a sé. «Scusami», disse. «Non riesco a sentirti. Caden, hai sentito che cosa ha detto?» «No, non ho sentito nulla. Sono uno strambo».
ripete Jace più forte. «Vedete, ragazzi», disse Jill. «Vi avevo detto che questo strambo sapeva bene di essere uno strambo». «Bene», disse Tuk. «Che cosa ce ne facciamo di uno strambo?» Colpì Jace allo stomaco. Jace si appoggiò a terra con le mani e diede un'occhiata nei frastagliati e ingarbugliati meandri della mente di Tuk. «Deve essere stato davvero spaventoso», disse Jace parlando appoggiato alla piastra arrugginita. «Che cosa hai detto?» Tuk sollevò Jace. «Ho detto che deve essere stato davvero spaventoso». Il ghigno di Tuk sparì dal suo volto. «Che cosa?» «Attendere che tornassero a casa». «Chi?» chiese Jill. «Sapendo che era ubriaco», continuò Jace. «Sapendo che ti avrebbe picchiato di nuovo». «Taci!» ringhiò Tuk. Afferrò Jace per la gola. «Hai fatto finta di dormire. Avevi il tuo piccolo pugnale pronto nel letto. E ogni volta...» «Taci!» «Ogni volta ti dicevi che avresti reagito». La vista di Jace iniziò a offuscarsi. Attraverso gli occhi di Tuk sembrava confuso, ma non ci sei mai riuscito. Tuk spinse Jace, facendolo scivolare sulla fredda e viscida piastra del tetto, verso il bordo. Jace grattò la piastra, cercando di fermare lo slancio, ma non trovò nulla a cui aggrapparsi. Scivolò fuori e rimase appeso al bordo del tetto con una mano. I suoi piedi penzolarono in aria e le sue dita divennero istantaneamente insensibili. Il vento fischiò. Sotto di lui si trovava il mormorante flusso di mana. Se fosse caduto là dentro, chissà che cosa sarebbe stato di lui. Il potenziale di mana di centinaia di acri di territorio, raccolto e incanalato in un singolo fascio, lo avrebbe vaporizzato probabilmente. Le sue dita tremarono. Riuscì a portare in alto l'altra mano, ma la cornice era sporgente. Non aveva una presa valida, aveva bisogno di aiuto. Il volto di Tuk incombeva minaccioso su di lui, una maschera di furore e dolore. «Nessuno può saperlo, nessuno! Non da quando quel bastardo è morto! Tuk, sta per cadere!» disse Kaden. Il braccio di Jace fu scosso da spasmi. La presa stava per cedere. «Vuoi che lui possa scavare nella tua mente? Dire a Gilly cosa racconti di lei quando non è con noi? Di che cosa stai parlando?» chiese Jill. «Taci, Tuk!» disse Kaden. «Ora sai come mi sento io». Tuk guardò verso Jace. I suoi occhi erano colmi di furia. «Non ci provare mai più, Beleren!» Sollevò uno stivale. «Aiutami!» Il punto di vista di Jace sembrava cambiare. Stava osservando se stesso dall'alto. Vedeva anche Tuk dall'alto, come se osservasse dagli occhi di Kaden. La mano di Kaden si mosse. Era Jace a muoverla. Non sapeva né come, né perché, né che cosa Kaden stesse vedendo. Non gli interessava. Tenendo Kaden sotto controllo, Jace afferrò la spalla di Tuk, lo strattonò lontano dal bordo e infine porse rigidamente una mano a se stesso. Quanto appariva piccolo, appeso disperatamente al di sopra del crepitante flusso di mana. Quanto appariva vulnerabile, odiava quella sensazione. Tornato nella propria mente, Jace afferrò la mano di Kaden e si sollevò. Era di nuovo sulla solida piastra, tremante, ma sulle proprie gambe. Non riusciva a credere di essere ancora vivo. Guardò verso i tre compagni di scuola. Kaden barcollava, con gli occhi ancora crepitanti di energia blu. Tuk aveva il viso rosso ed era furente. Gli occhi di Jill erano spalancati. Il bagliore negli occhi di Kaden si spense. I suoi occhi si girarono all'indietro e lui cadde, colpendo la piastra con un rumore secco. Jace corse oltre Jill e Tuk, terrorizzati, superando il vuoto della mente di Kaden e lontano, in qualsiasi posto che non fosse questo.